sarcastico. Non è vero, disse Piccato. Mio fratello è un signore, capace di accettarci tutti come siamo, e fra poco torna dall'America. Questo lo sappiamo anche noi, che non abbiamo i soldi per andare in America per applaudire un guru musicale, disse mio cugino sarcastico. Intanto in fabbrica tutti si domandano che cosa succederà quando tuo fratello tornerà, visto che adesso dirigerà la fabbrica. Finiscila, dissi io amareggiato. Sentivo tutta l'invidia di mio cugino, che spalava odio verso me e mio fratello. Feci per andarmene, riluttante. Nonostante la sua tracotanza, volevo bene a mio cugino e dissi: «Perché ce l'hai sempre con me e mio fratello?» «Perché siete nati ricchi», disse. «Ma per stare meglio non riesci a pensare che adesso sperimentiamo la ricchezza perché in un'altra vita abbiamo sperimentato la povertà?» provai a dire. «No, per stare meglio mi basta odiarvi», disse mio cugino spietato. «E allora rimani a soffrire così», dissi.